I'm Max Myers, and I'm here with Director Giuseppe Picone, uh, director of *Shadow of the Day*, and with uh, Marinella Griffith to help translate. Um, so I was just curious, uh, what initially drew you to the project? Oh, I had written this story 15 years ago. It remained in the Un One day, talking il the producer, I said that I had talked about three or four stories, three or four possible movies. e ho visto che lui non era molto convinto. Allora gli ho detto, «Here is this!» Qui c'è questa storia, l'ho raccontata e mi ha detto, «Questa!» Ok, e nonostante it uh 15 anni fa, pensi che la sua messaggio può ancora applicarsi alle cose che accadono nel mondo moderno? Pensavo che sia un film sui Giardinostri. Eh, quando si va così lontano, dietro nel tempo, si cerca sempre qualcosa che è intorno a noi, nel nostro presente. Io, quello che non vorrei mai, che si, corrisse, si corresse il rischio di ripetere quei giorni, quegli anni. E stranamente, il film è uscito proprio il giorno in cui è scoppiata la guerra Russia-Ucraina. La cosa che mi interessava maggiormente era raccontare un mondo in cui che apparentemente, così il fascismo in quel periodo aveva raggiunto il, raggiunto il massimo del consenso. Tutto sembrava andare a gonfie vele, però non si poteva dire quello che si pensa. Allora vorrei tanto, tante volte su tutti. Gli argomenti che, che affrontiamo in questi giorni qualche volta ha la sensazione che non sempre si può dire quello che si pensa. Io penso che la democrazia sia questo, no? la possibilità di dire la propria, di dissentire su qualsiasi argomento. Se non possiamo dire la nostra opinione sulla salute de, dei nostri concittadini o sulla guerra, su che cosa esprimiamo il nostro dissenso? E quindi dobbiamo pensare che il dubbio non è qualcosa di pericoloso, il dubbio ha favorito le grandi scoperte scientifiche, no? in un mondo che credeva che la Terra fosse no, al centro dell'universo, qualcuno ha avuto il dubbio e si è arrivati a una grande rivoluzionaria scoperta scientifica. Allora io penso che questo film... it's a love story, in those difficult times. it's a love story that con with it something that concerns riguarda. cool. awesome. Um, and i know that a big part of this uh, film is its setting, that it takes place um, during that time period. Um, and i know you mentioned during the panel um, that the city kind of helped you make it uh, accurate to the time period. and i'm curious in what other ways, Um, did you really have to pay attention and how did you make it um, to that time well, La prima cosa che voglio dire è che questa storia è una storia che si svolge in una piccola città dove il fascismo non ha il volto feroce che può avere magari anche una città come Roma, no? dove le contraddizioni, le gerarchie sono molto più presenti ed evidenti. In una città di provincia tutti si conoscono. Però a un certo punto i nodi vengono al pettine, no? allora la grande storia entra pesantemente nella piccola storia. E per quanto riguarda la tua domanda, la città ha partecipato con grande entusiasmo al film. Quando noi abbiamo girato, la città era in zona rossa per la pandemia e quindi erano. Ci hanno aiutato in tutti i modi, ci hanno aiutato anche perché si è restituita un po' di vita, anche economica, la città, non c'era bisogno di, di fare qualcosa, di andare nei ristoranti, di poter comprare delle cose che servivano al film. La città ci ha dato questo magnifico scenario che è questa piazza che voi vedrete nel film se avete l'occasione di vederlo c'è questo caffè no? dove il protagonista del film guarda la realtà dalla vetrina di questo caffè no? ed è come se guardasse la realtà, è un fascista come era fascista la maggioranza degli italiani in quegli anni e guarda la realtà pensando che forse qualche cosa di buono verrà fuori è un reduce di guerra, ha combattuto e a un certo punto Luciano si accorge che quello che guarda è un po' come quando noi guardiamo la televisione, no? in realtà stiamo guardando qualcosa che è propaganda. E a un certo punto della storia, quando le cose insomma arrivano a un punto di grande tensione, di grande difficoltà, dove la posta in, gio la posta in gioco è molto alta, quel luogo che per lui era un modo per affacciarsi sul mondo. Diventa il suo fortino in cui deve essere costretto a difendersi, dove il mondo fuori diventa ostile. Mm -hmm. Cool, that is awesome. Um, and with the restaurant, um, a lot of the film does take place um, in the restaurant, in that uh, famous Cafe Malachi. Um and I'm curious how you and your director of photography uh, worked on making the film still feel visually interesting, uh, despite shooting mostly in one location. Yes, but first, I want to ask you one thing. What is the name of the town? Oh, oh. <laughs> oh my gosh. Wait, you say so here. well about Caffè Meletti. Yeah. No? Oh. It is Ascoli yeah. Piceno. Okay. It's a very special small town. Not so many people knows, know this town. Uh, it's not Rome, it's not Florence, it's not Pisa, it's not... Uh, but it's special, no? Because there's a, uh, there are a kind of magic historical background on this town. And so it's something that gives a great grande a great contribution to film. Eh, il direttore della fotografia, devo dire che è un film che è stato girato in poche settimane, mm, molto penso. faticoso, avevamo ogni giorno un programma molto intenso. Il direttore della fotografia è stato felice di trovare un ambiente che si prestava ad essere fotografato bene, no? e, però è stato molto attento a, a capire che i tempi che avevamo per girare erano molto stretti, così mm. ha disposto le luci dentro e anche alcune di compensazione fuori, no? che ci hanno permesso di muoverci con una certa velocità quando passavamo da un totale a un primo piano, a un carrello, a uno spostamento di, di, di punto di vista. La cosa che ha guidato un po' tutto il film era, era comunque di fare un film che non ci conducesse nell'idea del film storico che avesse una sua modernità. E questo l'abbiamo fatto con piccoli, piccoli piccole trasgressioni sul, sul, sull'ambientazione, sulla musica, sulle figurazioni, cioè cercando di non, a, di non fare quei film che sono un po' chiuso in se stesso no? come racconto. Lui mi ha fatto vedere alcune, alcuni riferimenti figurativi, anche pittorici, non solo fotografici, e abbiamo cercato una strada che potesse consentire il massimo della personalità del suo lavoro e nello stesso tempo anche l'efficacia per poter girare in tempi molto stretti. Il film ha, ha, ha come un... In due parti, in una prima parte il film poi oltretutto è abbastanza solare, no? tutto è molto visibile, tutto è molto promettente per quanto riguarda uh, una vita tranquilla apparentemente, poi il film eh, mostra le sue ombre e allora un film diventa più scuro, è come se ci fosse anche nei volti no? qualcosa che diventa più insidioso, no? diventa una piccola... Insicurezza, una grande insicurezza, è come se tutto diventasse eh, indecifrabile rispetto a un pericolo presente che però non riesci a, a focalizzare, a vedere chiaramente da dove arriva questo pericolo. Tant'è vero che la scena più tragica del film avviene al massimo della mancanza di luce, avviene nel buio. No, e definitely. <coughs> Um, and to talk about your lead actor um, who plays Luciano uh Riccardo uh, Scamarcio. Um, I know that he has had um, some time working in Hollywood as well as his career in Italy. Um, and I'm curious what was it like working with him and is there anything that he uh, brought to the character or to the film that was unique in any way? Io conosco Riccardo da molti anni. lo conosco perché lui era fidanzato con una delle migliori attrici italiane che si chiama Valeria Golino. E lui aveva già lavorato con me in un film che si chiama Il rosso e il blu. Riccardo ha fatto molta fatica per, per crescere, perché eh, ha iniziato ad essere conosciuto perché era considerato una specie di sex symbol. No? Le, le ragazzine impazzivano per lui. E adesso Riccardo non, ha più, non è più un ragazzino, che sopra i 40 no, anni. È un, è un po' leggermente... ed è stato molto intelligente a, a, a affrontare un altro tipo di carriera. No? Lui tra l'altro, Riccardo, ha studiato recitazione, ha fatto il centro sperimentale, che è la principale mm. scuola di cinema in Italia. Riccardo ha lavorato su una suggestione che era quella che ha cercato di portare nel film, che ha pensato molto a suo padre. Mm. E paradossalmente è accaduto che io invece pensavo a mio padre. Mm. È un'idea di uomo di quel periodo, con i baffi, di poche parole, tutte parole secondo me molto ben scritte anche, è molto dai dagli uomini che sono rappresentati nelle storie di oggi. no? Mm. E quindi è, è venuto fuori un film dove c'erano paradossalmente degli aspetti che sembravano solidi di un uomo, no? un uomo di quegli anni. Una donna no? che avesse caratteristiche anche femminili, della leggerezza, eccetera. Un'idea di un tempo dove c'erano delle definizioni caratteriali molto, molto forti. E quindi anche tutte le scene che abbiamo girato con Riccardo erano scene in cui quello che contava molto era eh, essere concisi nel dialogo come facevano i nostri genitori, no? i nostri padri. E nello stesso tempo dove prevale sempre una, una specie di grande pre, eh, significato delle cose che non si dicono piuttosto che delle cose che si dicono. Poi un'altra cosa importante è che la storia poteva far pensare che a un certo punto il personaggio, per come lo abbiamo raccontato, facesse giustizia in maniera eroica. E sparando a destra manca, uccidendo tutti, e invece lui l'unico atto violento co che compie lo compie quasi come un incidente, insomma, malgrado, un, un, un tragico incidente. Insomma. Un ragazzo uccide, abbastanza inoffensivo. Insomma. E quel ragazzo che poi abbiamo visto in maniera così anche che no, ci risulta molto antipatico, no? quasi... Che dovesse quasi meritare quella fine e quando si trova in quella situazione dove sta morendo eh, chiede la madre, chiede la mamma. Yeah, uh, Dov'è mamma, right, yeah. So, a few times I've heard you uh, cite Francois Truffaut as a personal influence. Um in addition to him, um what are some of your other influences that you had for this film? Ma questo film molti mi hanno detto che c'è qualcosa di Casablanca. Casablanca a grosso modo si svolge anche lì in un caffè, ci sono poche scene all'esterno. Qui siamo in un ristorante, però c'è sempre presente l'esterno, è visibile l'esterno. È un po' come se fossimo quasi in un'opera un lirica, no? Dove i personaggi entrano e escono in, nella scena e la storia ha quasi un po' l'essenzialità delle. Di un libretto d'opera, quasi, no? dove i personaggi si caratterizzano in maniera concisa, efficace nelle loro, nei loro ingressi. Insomma. Ah, e poi c'è alcune sequenze che rimandano a un film di attore scola una giornata particolare che è uno dei suoi più bei film e io ho conosciuto la prima che morisse e sono stato contento di, di poter aver avuto diverse occasioni per parlare con lui e esprimere la mia gratitudine per quel film. Di Truffaut si può pensare a Un ultimo metrò perché quando io oggi parlavo della geografia nei miei racconti no? c'è un dentro, c'è un fuori, c'è un sopra c'è un sotto, tu sai perché il film racconta tutto quello che accade nel caffè, tutto quello che accade fuori, dove noi guardiamo fuori, poi c'è una realtà che è nascosta, che è sotto, no? e, e poi c'è una vita anche sopra, perché è l'appartamento di Luciano, dove Luciano vive, insomma. Poi io penso che ci sia qualcosa di itchocchiano nel film. Cioè, a me viene in mente Notorious, che è uno dei film che ho amato maggiormente, perché anche in Notorious eh, la realtà è una realtà da cui bisogna difendersi, in cui non ci si può manifestare, in cui la posta in gioco è molto rischiosa, non si può manifestare nemmeno liberamente un amore, mm -hmm. dove c'è un'insidia presente in tutto il film, se voi lo ricordate, Notorius uh, racconta una storia che, che è legata insomma a quello che è alle nostre spalle: il nazismo e mm -hmm. tutto il resto. Sì. Però si tratta di due persone, un uomo e una donna, che a un certo punto quasi non, non riescono neanche più a, ad avere fiducia. Mm. Una um, scene che woglio parlare Is when Emil, uh, Anna's husband, uh, walks into the cafe for the first time into the restaurant, um, and it's shot from his point of view and feels very sinister in a way. And I'm curious what inspired that filmmaking choice as a director for such a monumental scene. Ma, è un, diciamo, è un punto di svolta, in film svolta E allora aveva bisogno di, di essere caricata la scena con una suggestione che lasciasse anche un'attesa, un'incertezza. Un una... Emil lo scopriamo, ma noi prima vediamo una soggettiva e questo già ci dà inquietudine, no? ci dà attenzione, attesa. Tutto fa pensare che non vediamo Emil però la musica, la giornata di la sera, la pioggia, mm. eh, la pioggia forte, poca gente nel locale, la luce molto bassa e la gravità di quello che sta accadendo la leggiamo sugli occhi di lei. E anche quando vediamo Emil, no? non abbiamo ancora la sensazione che abbiamo messo tutto a posto. Mm. E questo accade nel momento in cui loro proprio stanno vivendo il loro amore, no? La cosa bella è che io una volta ho visto il film col pubblico, non potevo assolutamente pensare che quando arriva quella scena, allora le, 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 gli spettatori, soprattutto le donne, no. dicevano «No! E chi è? No! Adesso questo...» no, C'era tutto... C'è un grande mormorio, commenti. Emile è una persona che sta nella cantina e io penso che la parte migliore dell'umanità in quel periodo non ha, non ha fatto nulla per cambiare le cose. Tutti gli antifascisti erano fuori dall'Italia, in quel periodo erano anche in lite tra loro e purtroppo abbiamo dovuto aspettare qualche anno prima che si formasse una coscienza Uh, so you already talked a bit about it earlier about how uh, Luciano looks through the window a lot um, and how what he sees kind of is his idea of what's going on in the world right now. Um, but I'm curious, maybe if you could talk about um, why you chose the scenes you did for him to see and how that changed as his ideas of the world changed. Ah, Luciano. Luciano è, un, è un, un eroe, come dire, che usa al contrario di quello che lascia pensare il suo aspetto anche fisico, no? È un eroe omerico, ma non è Achille, è più Ulisse. Lui trattiene no, il suo sentimento, trattiene anche la, la pulsione aggressiva. E anche per questo è stato un grande soldato durante la guerra. Lo dice anche il ragazzo, tu no, non sai cosa succede in guerra, no? E devi guardare davanti a te, ma anche dietro di te. E quindi Luciano è una persona che usa quella qualità dell'eroe omerico che è la metis, è l'intelligenza. Lui nasconde quello che pensa. È capace anche di mentire di fronte alla mamma del ragazzo. E quindi è, è interessante perché Luciano, eh, anche quando eh, si trova in una posizione difensiva difficile, riesce sempre a trattenersi: no? riesce sempre a pensare a un modo di uscire da quella situazione che non comprometta la vita di, della sua donna e del, dell'uomo che accompagna yeah, la sua donna. È un fascista, però, è un fascista sui generis nel senso che è un fascista che probabilmente non ha voluto fare carriera col fascismo e quindi questo lo rende apparentemente, lo mette in una posizione che non ci piace, e nello stesso tempo però è la persona che pensa agli altri, pensa a, a lei, alla sua donna, pensa al cuoco, pensa al professore. consiglia di non di non comportarsi in un determinato modo e lo fa con l'area di uno che sa che non avrà una ricompensa. Poco me ne, insomma. Um so I know you've been in Charleston for like a couple of days now I believe. Um and before uh, last night's last screening, um the artistic director mention that you've been thinking about the potential for a film in Charleston. Um, and I'm curious what about this city uh, inspires you artistically? Charleston mi ispira perché è una bellissima cittadina, bellissima dal punto di vista della sua architettura, del suo clima, del verde. Allora sarebbe perfetta per un crime. Per scoprire qual è la parte nera di Charleston. I would be excited to see that. Um, and then, sarà il mio aiuto yeah. però. But he wants you to help him. I'll do it. Right, I'm, I'm in. i I'm <laughs> You promise? Yes. Mm -hmm. just stop, just stop. Um, and then lastly, I'm just curious what uh, can we expect next from you in your work? Mm, ah, difficile dirlo perché adesso ho scritto 40 pagine, eh, però è ancora presto perché io scrivo, scrivo molte scene anche che sembra un... Che stia quasi scrivendo una sceneggiatura, no? un trattamento in realtà. E allora devo, sento che devo fare ancora un passo decisivo prima di poterla raccontare. Mm -hmm. Per ora ho la sensazione che ci siano dei nuclei interessanti, mm -hmm. devo ancora cercare una chiave per cui la storia di, possa diventare. afferrarla fino in fondo. Mm -hmm. Gotcha, well, I'll be excited to see it whenever it comes out. Me too! Um, yeah. <laughs> Uh, but yeah, thank you so much for uh, talking with me and I look forward to checking out the rest of your work. Grazie. So, yeah, thank Complimenti. you. Complimenti come intervistatore, sei bravissimo. He thinks you are very good as an interviewer. Thank you, I appreciate <laughs> that. Yeah. Thank you so much.